L'Italia il prossimo anno crescerà ancora meno del previsto, parola del Fondo Monetario Internazionale che ha tagliato nuovamente le proprie stime, tagliate ancora una volta comunque le stime della crescita mondiale. In Spagna la quota dei senza lavoro salirà dal 20,1% al 20,7%. Nell'ultima bozza del World Economic Outlook, che l'ANSA è in grado di anticipare, il Fondo Monetario Internazionale stima per l'Italia una crescita del PIL 2011 dello 0,8%, invariata rispetto alle ultime previsioni datate 17 agosto, mentre per il 2012 si aspetta che il PIL avanzi non più dello 0,7%, ma dello 0,5%. Manovra, vale 54,2 miliardi in 3 anni, stasera la fiducia al Senato. Innalzamento dell'IVA da 20 a 21% porta a gettito maggiore di 4,2 miliardi a regime, 700 milioni nel 2011. Il Senato voterà la fiducia sulla manovra economica intorno alle 20, lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, che ha fissato per le 18 con la diretta televisiva le dichiarazioni di voto. La manovra economica dopo il maxi emendamento presentato all'Aula del Senato vale per il 2013, l'anno in cui è fissato il pareggio di bilancio, 54,265 milioni di euro come impatto sull'indebitamento netto. E consumatori all'attacco sull'aumento dell'IVA dal 20 al 21% previsto su una lunga lista di prodotti nell'ultima versione della manovra economica. Si va dall'abbigliamento, le calzature, i detersivi, i giocattoli, ai televisori, le auto, le moto, ma anche il caffè, il vino e la cioccolata e non solo. L'imposta sarà rivista all'insù sui pacchetti vacanza e una serie di servizi. Insomma, ce n'è abbastanza perché le associazioni dei consumatori parlino di vera e propria stangata a danno degli italiani, che il Codacons quantifica addirittura in 290 euro l'anno, mentre nel mirino della Federconsumatori c'è in particolare il rincaro della benzina, un esborso aggiuntivo di 32 euro l'anno che, sommati agli aumenti registrati da agosto 2010, portano a superare i 470 euro.